Vorrei parlare della corsa. Della corsa, della fatica, anche del dolore eventualmente. Però fatica e dolore, si rischia sempre di andare a finire in un campo che poi uno scopre non gli appartiene. Nel senso che una persona pensa di avere titolo per parlare di dolore, e poi scopre che è relativo, il dolore è relativo. E stesso dicasi per la fatica, uno pensa, mazza che fatica, quanto sono stanco. E poi scopre che non ci ha capito un cazzo, che la fatica vera è un'altra. E allora, come sapete, per uno come me che fa sempre attenzione a non parlare di cose che non conosce, o soprattutto a non parlare di cose che so più grandi di lui, preferisco attenermi alla corsa. E parlare da corsa, sia chiaro, io sono un corridore finto, perché come sempre per la teoria della relatività villana, la corsa è un'altra cosa. La corsa è quella di chi ha fatto una maratona, io non l'ho mai fatta. La corsa è quella di, che ne so, di chi corre i 100 metri in meno di 10 secondi, io non ci sono mai riuscito. Però corro, sono in grado di correre, piano, male, ma sempre corsa è. E quindi volevo provare a gettare verso l'obiettivo di questo telefono, perché non è una telecamera. Le telecamere una volta, no? La ottenni pure, pensa che a un certo punto le cominciamo a chiamare telecamere. Ma mio padre non le chiamava telecamere, le chiamava cineprese. Quando lui mi regalò la prima e unica telecamera che ho avuto, che ha fatto una brutta fine purtroppo in mano a uno che adesso, ahimè, considero un coglione, mentre al tempo era un mio grandissimo amico. E quei pochi video che avete visto negli anni 90 furono girati su questa telecamerina regalatami da mio padre, e disse: ti regalo una bella cinepresa, perché tu c'hai l'occhio, c'hai la mano, tu dovresti e potresti fare il cinema. E come ben sapete non se ne è fatto niente, né dell'occhio, né della mano, né del cinema. E mi sono ridotto al telefonino, a puntarmi addosso a sta cosa da solo, fare finta. Il problema non è che fai finta, cioè nessuno te lo può impedire, no? Nessuno ormai te può impedire, che poi anche al tempo a un certo punto mi girai sta telecamera e parlai da solo, ma tutti e tutto mi poteva impedire di farlo vedere. Invece adesso nessuno ti può impedire di farlo vedere, tu lo butti fuori e lì al tempo, che ne so, potevo fare una videocassetta, la mettevo per strada e la gente diceva: che è questa cosa, ci pisciava sopra. No, invece adesso tu lo metti su internet per qualche... sento delle voci, non sono da solo, peccato, volevo essere da solo. Uno che cazzo fa, viene alla valle dell'inferno per trovare altri umani. Questa è una delle parti più selvatiche di tutta Roma. Chi la conosce sa perfettamente di che cosa sto parlando e dirà: sì, mortacci, è assolutamente così. Chi non la conosce, o perché non è di Roma, o perché non c'è mai stato, giustamente sarà curioso o curiosa. Questo è un pezzo di campagna, ma di campagna particolarmente complicata, non di pianura del cazzo, ben tenuta, con una vegetazione banale, no? Piena di intrecci, di alberi strani portati da chissà quante generazioni. Ecco, sì, guardate, proprio con me marchi malissimo, che non ci prova neanche. Niente contro i cani, come sapete, anzi mi piacciono, per cui ovviamente l'ho accarezzato, ma c'era la persona che stava con loro: dai su Titti, fuffi, fai qua, fai là, fai su, fai giù. La persona che stava sul cazzo il cane, no? Quindi come sempre saltiamo da una cosa all'altra, tanto non mi ricordo che stavo a dire, ma probabilmente stavo blaterando. E torniamo alla corsa, discorso da corsa, che io probabilmente ero portato per la corsa fisicamente, non sono portato per quasi niente, sta convinzione, non sono portato per niente,
sono mediocre in una cifra esagerata di cose, medio, anche cre, ma principalmente medio, sono medio, so fare benino una marea di cose, bene praticamente nessuna, non si sa quante cose secondo maestre, professoresse, genitori, parenti, amici, amiche, io, no, tu sei bravissimo a fare questo e quest'altro, e calla, che ho combinato, niente, un cazzo di niente, nella vita, in tutti i settori umani del creato, assolutamente, e niente. Questo poi non necessariamente vuol dire che non ci avessi, qua c'è un trivio, quello è est, questo è sud, questo è nord. Arrivano dei voci, quindi andiamo via dai voci. Però ero portato pure nella corsa, quando ero ragazzino mi piacevano molto gli sport, mi piaceva molto la competizione e riuscivo abbastanza bene, ero più alto della maggior parte delle persone, pur non essendo muscoloso ero tendenzialmente più forte di quello che ci si sarebbe immaginato guardandomi così al volo, quindi insomma fai giochi della gioventù, fai questo, fai quello, a correre ero quello che era più vero, ero veloce sui 100 metri, però ero veloce anche nel fondo, insomma alla fine tantissimo potenziale che è diventato niente, mai vinto una gara di un cazzo di niente, alla corsa campestre arrivi quinto, al salto in lungo arrivi secondo, al salto in alto il giorno della gara non va come dovrebbe andare e quindi se te squalificano subito, insomma niente, ho combinato un cazzo. In tutto, se lo vai a analizzare la mia vita, però è arrivato terzo, però il giorno che la gara stava male, però quel lavoro poteva andare meglio, insomma comunque non è questo un resoconto delle mie sconfitte, perché come sapete alla fine, per ragioni di tarlo mentale, io sono abbastanza fiero delle mie sconfitte, insomma fiero è un termine pure che si adatta poco, ma ho confidenza con le mie sconfitte e anche con le rarissime vittorie, che ne so, proprio perché una che ancora dopo qualche anno mi risuona come cosa positiva, no? Ma sai che tu sei riuscito a andare negli Stati Uniti, trovare un discreto lavoro, farlo benissimo, ottenere il titolo di istruttore, lead driver presto, saltando sopra un sacco di altri americani e americane, che sono contento. Però se fossero tante cose così nella vita mia non sarei contento, perché mi chiederei se non è soltanto una serie di geni fortunati o di bucio di culo o che. Quindi forse come esercizio di abilità nel salto carpiato con atterraggio in piedi o comunque su un piede solo, sono uno che trova motivo di vanto in una serie di sconfitte o di mancate realizzazioni. Come diciamo l'altra volta, se io riuscissi molto bene in tante delle cose che provo a fare, se io avessi successo, probabilmente sarei una di quelle tante persone che mi fanno cacare, delle quali contesto l'opportunità, delle quali discuto il fatto di essersi trovati al momento giusto, al posto giusto, o gli aiuti, eventuali aiuti familiari, dalla società, o il fatto che per qualche motivo sono graditi o gradite quando non dovrebbero essere. No, quindi nel mio essere uno che non combina un cazzo e non ha combinato un cazzo, mi trovo molto più a mio agio. Tutto questo però, dicevo, volevi parlare della corsa. Sì, perché la corsa è una cosa che ho ripreso a fare da qualche anno. Correre nel senso footing, jogging, come cazzo lo chiamate, prendi e cominci a girare come un coglione in un parchetto tipo questo, che poi nel mio caso risale a Villa Panfili, oppure, qua mi cade una spallina, oppure torno a Villa Panfili o quando ero in Colorado sulla pista ciclabile di The Vail, a Miami, in Florida, in quella zona terrificante dove secondo me c'era bassa pressione perché non si respirava, io non so, riuscivo a correre meno del normale. Guarda che roba qua, animali sulla sinistra, sentiero, morte, chissà che cosa, sto per subire un agguato. E a un certo punto io giocavo a pallone pure lì, maluccio, insomma, benino, difensore arcigno, però scarparo, insomma, fino a che avevo grandissima fisicità da spendere, fino ai 25, massimo 30 anni, la gente mi cercava per giocare a pallone, non perché fossi un talento, ma perché riuscivo a porre pieno di giocatori in Serie A, che sì, molto più talento di me, no? Però pieno di giocatori in Serie A che sono dei pipponi assurdi, ma che hanno talmente tanta fisicità che torna utile. Ecco, io alla fine ero un po' così, in un ambito infinitamente minore.
E ho giocato a pallone comunque fino a poco prima di partire per gli Stati Uniti, quindi 2015-2015, fino al 2015-2016 ho giochicchiato, per la cosa più bella del mondo è giocare in una squadra con il proprio figlio. Penso che chiunque abbia della prole, con tutte le critiche che si possono fare, il fatto di avere la prole, non avere la prole, scegliere di avere la prole, insomma, giocare in squadra con una persona cara, e quindi essendo figli gioca con i propri genitori magari, no? O anche con i propri fratelli, le proprie sorelle, penso siano cose meravigliose, quindi è un'esperienza stupenda, è stata quella la fortuna di poter giocare, ma a lungo, con mio figlio. Lo portai sul campo la prima volta, c'aveva 11-12 anni, gli facevamo fare gli ultimi 2-3 minuti, ora lui già segnava, quindi ci dissero fallo giocare un po' di più, a 13-14 anni già giocava seriamente le nostre partite, e a 16-17 anni vinceva i premietti del torneo, insomma, guarda che bello qua. Però le voci, perché le voci? Umani ovunque. Vabbè, proviamo a proseguire, perché te là ci sono, io vorrei andare su quel ponticello, ma là ci sono umani. Tra l'altro cancrena a braccio sinistro come al solito. Quando ho smesso di giocare a pallone, ho detto qualcosa tocca come continua a fare, in qualche modo, perché sennò c'è un declino del corpo. Tra l'altro il mio peso è fluttuato sempre, insomma, essendo alto lo nascondi bene, ma io sono arrivato a pesare anche 95 kg. E anche 79 kg. Ah, qua secondo loro finisce la strada. Attenzione, questo sì è interessante. Secondo loro, secondo la natura. Secondo la natura, qui la strada finisce. Non so convinto. Non so se andarci di macete, di ignoranza, di brutalità, oppure accettare che sicuramente il sentiero continuava. Solo con un sentiero talmente poco battuto che la vegetazione è ricresciuta. E il messaggio che mi sta inviando è: te inventa un cazzo, torna indietro e prendi il ponticello. Però se una i rovi del... Ho fatto un po' pippa, lì è dove ho deciso di non proseguire, ma ho deciso di non proseguire perché mi sono infilzato 27 miliardi di spine in una gamba, e in fin dei conti perché tornerò magari con i pantaloni lunghi e... Ma poi a che scopo? Nessuno, però l'idea che lì ci fosse un sentiero, da qualche parte andrà, che poi probabilmente va al vecchio campo di pallone che c'era qua dietro, dove ho giocato da ragazzino. Ultima partita credo nel 94-95, ma c'era un campo di pallone che adesso se lo guardate su Google Earth scoprite che è diventato niente, niente, cioè la distesa c'è ancora. Per una volta non ci hanno costruito, cosa che prima o poi faranno, però c'è ancora sta distesa. Ed era un'Aurelia qualcosa, forse Vista Aurelia no, perché Vista Aurelia sta poco più in qua a ovest, quello più a sud aveva un altro nome simile comunque. E comunque, e allora mi sono messo a correre perché io mangerei all'infinito, io mangerei e basta, è una cosa che mi piace tanto, cibo buono, ti fa pensare ad altri, a piacere, soddisfazione. Capito? Mi sto avvicinando agli umani, sto sempre più vicini, non so più lontani. Pausa. Gli umani erano due vecchi, quindi erano della specie meno pericolosa e meno fastidiosa, perché i giovani mi fanno cagare, i vecchi sono da paura. Questo è quello che cercavo. La vecchia fontana nascosta al centro della valle dell'inferno. Fontana abbeveratoio, penso che fosse, però più probabilmente fontana, perché qui sopra c'è una vecchia villa, vecchi edifici, stati diroccati per secoli, fin quando hanno deciso di ripristinarli e farne almeno di uno dei due municipio. Per questo può pensare che quella che comunque era campagna, e questa era veramente campagna e basta, ci avesse, come spesso capita, delle ville, e quindi parte del territorio fosse contenuto, recintato, c'era una villa, poi il resto intorno era campagna, ma qui questo probabilmente faceva parte di questa villa. Voi direte, sti cazzi,
Io rispondo, sti cazzi, voi la faccia vostra, non devi guardare un altro video, no? Cazzo lo della me. Io parlo e blatero di quello che mi pare. Vecchia storia, compreso questo ramo caduto, quest'altro in diagonale, l'abbeveratoio delle ville, i piani regolatori, le vecchie mappe di Roma. Tra l'altro, infiniti ringraziamenti a quella persona che mi ha mandato il suo archivio di mappe di Roma. Guardate che cazzo sono queste piante. Mi sono messo a correre, no? Cominciato a fare delle corsette, no? Ogni tanto a Villa Panfili accompagnavo Natalia, lei andava a fare hula hoop e io già c'avevo avuto un par di mal di schiena a causa dell'hula hoop. Ho detto mi faccio qualche giretto di corsa, magari riesco a recuperare un po' di fiato, gioco pure meglio a pallone. Non è che mio figlio se vi ricorda solo di quando ero capace, se recupero un po' di forma, madonna mia, cameltrofi, come si chiamava qua? Vietnam. Mazza che spettacolo! Ma basta umani, cazzo! Senti come strillano! Sia uccelli che umani! Vedete dove questa è 100% Roma? Cioè tutto attorno a questo luogo assurdo, gigante, che voi potreste andare a guardare sulla mappa, c'è Roma, ma praticamente Roma centro, cioè non è Roma centro, ma Roma. E continua per Roma. E quando ho ricominciato a correre, cosa che in realtà non ho mai fatto prima perché ero discretamente portato, fondo, mezzo fondo, tutte ste cazzate, ma mi faceva cacà correre, proprio non mi piaceva. La trovavo una cosa, era bello guardare alle palle, alle sfere, fare i punti, fare i gol, difendere dai gol, mi faceva impazzire. Fare gol è sempre stato bello, ma niente mi faceva impazzire di più che fermare il gol, impedire arcoatto dalla squadra avversaria, che 99 volte su 100 arcoatto dalla squadra avversaria è un attaccante, impedire, annullarlo, capito? Quella era una cosa che a me proprio una soddisfazione infinita. Quindi correre basso era terribile, però non mi sono messo a correre le prime volte, ormai a 40 anni, 41 anni. Ho scoperto che era di una fatica immane. Non ero proprio preparato per il livello di fatica che c'era dietro la corsa. Tu vai a qualunque giardinetto, qualunque parchetto e vedi gente di qualunque età. Va da sé di qualunque genere, non serve proprio dirlo, no? Di qualunque età corre, corre all'infinito, corre in salita, in discesa, corre sotto il sole. Parte del tuo cervello, se sei stato comunque uno che ha avuto a che fare col corpo, con la fisicità per grossa parte della vita, registra che vabbè, sarà facile. Tra l'altro ho corso, curo ogni volta che vado a giocare a pallone, è facile. E ti metti a correre, prendi e fai una corsetta e scopri che qualcosa non quadra. È una fatica immane. Dici no, c'è un errore, c'è qualcosa proprio non riesco a capire dove ho sbagliato. E quello che capisci abbastanza presto è che stai andando troppo veloce. Non hai registrato il passo giusto, il passo adeguato per te e corri come uno stronzo a quello che è il passo di, che ne so, al passo di rientro dal fuorigioco o al passo di scatto sulla fascia, al passo di una sovrapposizione, che non è il passo giusto per andare a fa footing, ma proprio non ci siamo, no? Quindi ti accorgi che la prima corsetta che tu hai fatto, ma sì, mi faccio un giretto o due di Villa Panfili, sai che la lingua di fuori e dopodiché non cammini per 3-4 giorni. E da lì è cominciata una ricerca, perché io che sono uno che se i miei genitori avessero dovuto raccontare me durante la mia adolescenza, avrebbero detto il problema di Cesarino è che appena trova una difficoltà, appena deve affrontare una difficoltà, si ferma e rinuncia. E non avevano torto. C'è sempre stata una parte di me che si trovava relativamente a suo agio con lo sforzo fisico e decisamente a disagio con lo sforzo psicologico. C'è spazio per molto più di questa fredda definizione, no? Però a grandissime linee mi sembra onesto dire sì, è vero, era vero, è vero, è stato vero e partiamo da questo.
difficoltà a scuola, bocciature, tentativi di voglio fare questo, sicuramente farò questo, lasciatemi fare questo e vi dimostrerò che per poi non riuscirci. E invece magari scalate micidiali, corse infinite, sforzi pazzeschi, trasporto di materiali che ma no, ma ti serve una mano, no, no, facevo da solo. E di mezzo cosa succede? In mezzo succede che tra quell'adolescente non ce la voglio fare un cazzo e l'adulto che invece ha difficoltà a spiegarsi perché la gente accanni sempre tutto e non riesca a spingersi al di là, c'è stato che ho avuto un figlio, come si sa, e in un contesto in cui mi sentivo inadeguato e sentivo che non ce l'avrei mai potuta fare, cioè non era come andare a scuola e non riuscire a finirla, che sei un coglione, era uno sforzo che se non riesci a farlo chiunque ti dice tranquillo, ci mancherebbe altro, cioè sarebbe stato bello se ce l'avessi fatta, ma come potevi, e invece poi ce l'ho fatta. E da lì è cambiato tanto, sfortunatamente questo poi finisce per cambiarti la prospettiva, rischia di farti diventare quella persona che dice se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, te sei una merda perché non ce la fai, io ce l'ho fatta, e siccome io ce l'ho fatta, sapete che io odio questo principio. Odio le persone che non riescono a empatizzare, non riescono a mettersi nei panni altrui, non riescono a capire che quello che noi riusciamo a fare non è lo standard che chiunque altro, chiunque altra, no? Dico sempre, arriva Ben Johnson, arriva Ato Bolton lì, Usain Bolt e dice se riesco a fare io 100 metri in dovete anche voi. Non funziona mai così, no? Mai. E giungla, tra l'altro un'umidità. Poi come cazzo ci torno a casa, visto che il motorino sta a 800 km più a nord. Ma guarda te, porco dinci. Ma devo passare qua secondo loro. Secondo loro. Sempre secondo lei, la natura. Umani. Altri umani. Povero stronzo io che sono convinto di essere da solo qua. Altro bivio. Proviamo da qua, solo perché non ci sono gli umani. Mamma mia. Comunque, quindi da adolescente che non riesce a combinare un cazzo, divento un quarantenne che quando trova una difficoltà dice finalmente la difficoltà, mo ve faccio vedere io che ha la forza da volontà. È un principio che in realtà conoscevo anche da ragazzino. E il fallire di fronte alle difficoltà era una grossa delusione, perché io mi ero un po' convinto di essere una super persona a 15-16 anni, tuttologo, onnisciente, invincibile, no? Sono fatti normali per quell'età, penso che di non avere avuto un briciolo di originalità nel sentire queste cose. Però, appunto, venga messo a verbale che ero uno dei tanti coglioni che si vedeva e si percepiva in quel modo. Pausa scenario, io non ho parole, cioè questi posti ci erano venuto 10 anni fa l'ultima volta così a fondo, non riesco a credere a quello che vedo. La telecamera non può rendere. La telecamera non può rendere. Boh, ma come cazzo, chi ha messo queste cose, chi le mantiene, perché qui c'è una radura? Perché qui stiamo entrando in una, questo è un canneto, bambù, perché qui c'è un fiume, che cazzo è sto fiume, sto corso d'acqua e cos'è?
Non riesco a crederci, non. Se n'era pure parlato su Discord qualche giorno fa. La valle d'inferno, la valle dell'inferno, ma io non mi ricordavo niente del genere. E te? Insomma, io ovviamente mi dilungo in tutto e rischio di rovinare le mie stesse storie, che già di per sé sono quello che sono, cioè sostanzialmente merda, merdaglia, e frammentata, distrutta, personale, inutile, insignificante, banale. Però in questa corsa che io ho cominciato a fare a 40 anni ho scoperto di provare una fatica molto superiore al previsto. Ho scoperto tante cose di me e mi verrebbe da dire di come funziona il cervello umano, ma non lo posso fare perché in realtà non è detto che gli altri cervelli funzionino in maniera simile. Sempre la chiave. Qua c'è il campetto di cui parlavo, raga. Sono sbucato veramente al vecchio campetto. Lui. Queste sono soddisfazioni, sono andato veramente al vecchio campetto di calcio di cui parlavo, dove ricordo benissimo alcune giornate, alcuni commenti, alcune partite, forse un paio di video di queste partite le so pure. Ricordo un paio di falli atroci che feci su questa ragazza, si chiamava Giordano, uno roscio, d'Ermaviani, un paio d'anni più piccolo, ci faceva l'attaccante forte, era pure bravino. E io provai una certa soddisfazione nel gonfiarlo dei calci, che detto così sembra una cosa da bullo, no? Ma era tutto in ambito calcistico sportivo, cioè l'arbitro fischia fallo e se tira dritto, se vuole m'ammonisce, se vuole me spell. E io davo sti gran calcioni, madonna mia, incredibile. Tra l'altro, perché ci sono ancora le porte? Assurdo. Pazzesco. Questo era un campo al tempo di una società viva e vegeta, perché ancora ci vanno le partitelle, ma vedi che bello. Era una società viva e vegeta al tempo, all'epoca, e il campo era recintato, quelli laggiù erano gli spogliatoi. E guardate adesso cosa è diventato. Però io trovo, ovviamente da appassionato di roba abbandonata, trovo spettacolare la porta con questo di fianco. E questo non penso sia della stessa epoca del campo di calcio, comunque. Madonna mia, pensate, io stavo a giocare a Pro Evolution a casa, qualcuno ha anche seguito un po' su Twitch con il mio amico Buga. Fine della partita ho detto, vabbè, che cazzo faccio? Mi metto a giocare a Black Desert, ho fatto, ma è una bella giornata, c'è il sole coperto. Fammi uscire, fammi andare a fare una passeggiata. Fammi andare a fare una di quelle cose, dico sempre, se avessi tempo. Guardate cosa cazzo rischiavo di perdermi. Che meraviglia. Viaggio nei ricordi, nei monologhi, nelle chiacchiere inutili. Proprio lì. Lì. Mi ricordo proprio che eravamo in difesa da questa parte, ovviamente si cambiava, ma i miei ricordi sono noi in difesa da questa parte e io qui che prendo a calci questo Giordano per difendere questa porta qui. Io ho giocato anche a un altro livello, questa era una partita di scuola,
erano partite all'interno della scuola, dove, da dove noi facciamo anche agonismo, ci sentiamo dei padri eterni, perché su 22 in campo, 7-8, fai conto, c'è un agonismo, no? Gli altri 10 e passa erano pippardoni. Però erano importanti, al tempo la sfida permanente era Zio Banana, che era una squadra che esisteva da un po' prima di noi, e il nonno Cipolla, che eravamo noi. Guardate. La storia di questa scarpa, che darei per saperla. Se smetti di... Ecco. Come è arrivata qua, di chi era, che faceva prima, dove è stata comprata, se il giorno che è stata comprata la persona che l'ha comprata ne era fiera, era contenta, guarda che bella scarpa che ho comprato, e poi avrebbe avuto tutto un iter che può essere durato 2 anni, 1 anno, come 20 anni, magari quella scarpa è stata in una casa per 20 anni, alcune scarpe io a casa hanno 25 anni, insomma le metto poco, stanno lì, sono un ricordo. Oppure se è stata comprata dei rimedi, una scarpa da 10 euro del cazzo, che chissà. Comunque correndo ho scoperto un livello di fatica fisica e una barriera mentale alla fatica che, come sempre, non ha niente di particolarmente originale. Chiunque abbia fatto sport con quella mentalità lì, quella dell'arrivare al limite e spingersi un po' oltre, conosce benissimo. Voi lo sapete, raramente i miei video, raramente io ho cose originali da dire. Al massimo metto insieme dei video. Non è che chi devo impressionare? Nessuno. Io parlo perché nel parlare mi ascolto, e nell'ascoltarmi mi scopro che mi dico delle cose che pensandole da solo, pensandole basta, non funzionavano. Invece sentendole poi uscire dalla mia voce faccio: ah, questo mi volevo dire, questo mi volevo ricordare. Quindi niente di quello che sto per dire ha la pretesa di essere interessante, originale, brillante, sorprendente. Però si potrebbe dire che a meno di avere un lato masochista, quindi che prova proprio soddisfazione nel provare dolore, poi inflitto, non inflitto, inflitto da chi, per quali risvolti psicologici, in generale noi cerchiamo di fare in modo che il nostro corpo viva una sensazione di discreto benessere lontano da dolori, fatiche e altro. Nello sport, nell'andare in montagna, nel fare tante cose, ci sottoponiamo alla fatica, ma è una fatica controllata, una fatica che in qualunque momento possiamo interrompere, ed è una fatica che in qualunque momento possiamo proprio far sparire, o anche solo controllarla, tipo rubinetto. Se io sto a fare, se io sto correndo e sto faticando un botto, qui siamo a Borghetto Aurelio, vecchio spogliatoio. Bello, sento una campana. Quando ho ricominciato a correre e ho capito che era così incredibilmente faticoso, almeno la velocità che mi ero autoimposto, sotto la quale non potevo scendere, perché sotto la quale sarebbe stato come camminare. Poi, essendo un amante dei giochetti, ho cominciato a prendere i tempi, a far partire il cronometro, a vedere, ho usato sempre lo stesso percorso, almeno te puoi dare un'idea precisa, sono andato più veloce, sono andato più piano. So cazzate da fissato, so cazzate da videogiocatore, so cazzate però da persona che ama competere, e pur sapendo che non è che devi vincere per forza, non puoi competere con tutti, con tutto. Poi compete un po' con te, la competizione con te è comunque divertente, perché gli avversari devono essere per forza altre persone, perché devi per forza battere qualcun altro. Battere qualcun altro vuol dire rendere qualcun altro triste. Se batti te stesso non è triste nessuno, ho scoperto. Se batti solo te stesso c'è solo gioia per qualche motivo, no? E quindi ho cominciato queste gare con me stesso. Io mi sono reso conto che io ogni volta che andavo a correre stavo partecipando a una gara, e questa gara era contro il mio tempo precedente, ergost come lo chiamano nei giochetti, ma era una cosa che mi dava enorme soddisfazione. Vedere il tempo della volta precedente era proprio come, esattamente come
Non è che sei campione del mondo, no? Sai quelli che fanno le competizioni piccole dei paesi? Era uguale, solo che a me non mi fregava un cazzo e battere altre persone, mi bastava battere il mio tempo. E questo mi ha portato ad andare sempre più veloce, un po' più veloce di quello che avrei dovuto, con una fatica infinita, ma su un percorso preciso, deciso prima, che non poteva cambiare. Se avevo deciso che per anni ho corso a Villa Panfili su un circuito deciso da me che era 6,2 km, e poi adesso sono passato ad un altro che è 7,2 km. Basta, non può cambiare sta cosa. Se cambia, alla fine, il giochetto è finito, la competizione non c'è più, è come Barà. E allora il percorso, essendo quello, io dovevo andare sempre più veloce, un po' più veloce. Se non ci fosse stato un progresso, era inutile dire che era finita. Cosa mi impediva di progredire? E uno potrebbe dire, ti impediva di progredire il fatto che ogni anno eri un po' più vecchio, ogni mese eri un po' più vecchio. Non è che uno basta volerlo e poi andare veloce come prima, no? Cioè, a un certo punto l'orologio biologico ti impone di rallentare, è andato di fatto. Bolt probabilmente mi batterà quasi sempre, ma non è detto, a 80 anni Bolt non mi batte più, nonostante fosse Bolt. È una cosa che, banalità, ma il peso da vecchiaia è graduale, quindi tu Bolt ti batte sempre, ti batte sempre, ti batte. Se tu potessi correre ogni giorno con Bolt, ti umilia per un... A parte no, perché anche tu invecchi. Però sto dicendo, aspettiamo che per qualche ragione il tuo tempo si è fermato, io sono 46enne e Bolt è Bolt. Io rimango 46enne per sempre, a volte invecchia normale, un giorno alla volta. E per qualche motivo prima o poi lo batti, è assurdo, ma è così. Quindi per me questa gara contro me stesso era interessante, perché da una parte c'era l'invecchiamento inesorabile. Io ogni 6 mesi sono un po' più vecchio, ogni anno sono un po' più vecchio. Dall'altra però sei allenato, sei anche un po' più allenato. E dove sta il limite? Cos'è che riuscivo o non riuscivo a superare? Insomma, in questo mio esercizio autoimposto, il livello di fatica e dolore che ogni corsa mi provoca è gigantesco, è enorme, cioè inspiegabilmente atroce, forse innaturale, forse esagero, ma il dolore, cioè, gli studi sulle soglie del dolore sono interessantissimi per questo, perché alla fine nessuna persona è in grado di comunicare o di misurare oggettivamente il dolore percepito, la fatica percepita. Ma questa è la chiave di tutto quello che voglio dire, fatica e dolore percepiti. E attenzione che qua potrebbe finire la batteria. E quindi l'unica cosa che posso usare sono le mie infinite corse su quei due percorsi e i tempi ottenuti. Però il tempo non misura la fatica, questo l'ho capito dopo anni di corse, l'ho capito un mese fa. La prima cosa che ho scoperto è che quando corri e stai correndo più veloce di quello che dovresti, perché il fondo genera questo fatto, tu prendi un passo e poi scopri di essere andato più veloce di quello che sarebbe stato utile se avessi scelto di gestire il passo. Dici, posso fare 10 km a questa velocità, se vado più veloce ne posso fare 7, se vado più veloce ancora, se uno fa uno scatto, quello dei 100 metri, ne puoi fare 200 dei metri, al trecentesimo metro c'hai uno strappo e stramazzi a terra. Quindi la velocità determina anche la massima durata della tua corsa. E quindi sul percorso dei 6-7 km devi trovare un compromesso. Però se tu parti troppo veloce, potrebbe pure essere mia, fai finì, fisicamente che stramazzi. Oppure che affronti, mortacci vostra, un livello di fatica che è molto superiore a quello che ti avresti immaginato. Il mio caso va quasi sempre così. È andata quasi sempre così, sempre andato più veloce di quello che avrei dovuto per un percorso del genere. Mi ho sempre trovato a metà gara, pensate come la chiamo, a metà gara, morente. E lì, avendo deciso a priori che avrei fatto 6 o 7 chilometri, morente o non morente, entrava in ballo un meccanismo di sopravvivenza, non so come chiamarlo. È lì che ho scoperto dei risvolti psicologici nell'esperienza da corsa, da fatica, del dolore, come dicevamo prima, che non avrei potuto scoprire o capire senza la corsa. Perché per quanto dolore o fatica mi fossi trovato ad affrontare, non avrei avuto la metodicità dell'osservarli come ho potuto fare attraverso la corsa. Sembra che sto a parlare veramente solo di corsa, ma non è così. L'aver capito che noi abbiamo la capacità, almeno io, de spingerci attraverso il dolore, la resistenza, o stringe i denti, ste cazzate, rimbocchiamo le mani che non c'entra niente, ma insomma avete capito, è stato sconvolgente capire che quando sei alla frutta in realtà ce n'hai ancora, è un'illuminazione, non risolve un cazzo,
non ti risolve niente, perché comunque sia è una sensazione di tale malessere che tu devi fare tutto quello che puoi per starne il più lontano possibile. Farai tutto quello che potrai per starne il più lontano possibile. Ma quando corri 2 o 3 volte a settimana per un anno, ogni volta dopo 4 km vorresti morire. E ti continui a ripetere, ma che cazzo mi ha detto la testa per farmi fare questa cosa? E poi ne fai altri 3. Cominci a capire delle cose, di come funziona la nostra capacità di attraversare e di spigne e di spintonacce da soli attraverso la fatica, il dolore, la resistenza, che prima non potevi conoscere. Io ribadisco tutto questo ben sapendo che c'è gente che sta a ride, fa 7 chilometri, cioè io ne ho fatti 40, ne ho fatti 50, ne ho fatti 200, io ho partorito 2 volte, ho partorito 3 volte, io ho attraversato la calotta polare artica, ho fatto cose, ho stato in miniera, cazzo dici, te ne sai in cazzo, ma il tutto è relativo, purtroppo è questo. Se tutto questo discorso l'avessi affrontato a 20 anni, probabilmente le chilometri ne hai fatti 30 prima di avere la lingua di fuori. Oggi ne ho 46, sono un vecchio fragico, e questo. Però è uguale, se lo facesse mia madre, per lei 1 chilometro sarebbe tanto. La parte importante per me è proprio questa, dalla relatività, in un certo senso, dalla fatica e degli sforzi, ma pure il fatto che ognuno di noi ha un limite reale. Quello che ho scoperto io è che il mio limite non è 7 chilometri a 5 chilometri a 5 minuti a chilometro. O comunque lo è quando inizio la stagione e sono poco allenato. Il limite è più avanti. Ma il dolore che devi fare per attraversarlo, per arrivare a quel limite, è tuo, è unicamente tuo, e può essere gigantesco. E può sfondarti. Eppure, con la giusta motivazione, con la giusta fissa, con la giusta tigna, col giusto veleno, o con la giusta distrazione, poi ci arriviamo, lo puoi sfondare a te. A me sta cosa mi ha fatto impazzire, perché le prime volte mi sono trovato di fronte a sta voglia di smettere di correre, stavo a 4-5 km, volevo smettere, il mio corpo continuava a gridare, basta, fermi, il corpo ti grida, fermate, sto a morire, sto male, fermate, gira la testa, vuoi vomitare, senti che devi pisciare, oh regà, esagerato, ma è così, sentivo queste cose, evidentemente ero molto oltre a quello che era il limite ragionevole per i miei mezzi in quel periodo, e ho cominciato a pensare a mio padre morto. E è una cosa assurda, ma ho ripensato agli ultimi anni di vita di mio padre, che era estremamente infelice per la piega che aveva preso la sua vita, la sua terza età. Era una persona che si era molto goduto la vita, e quindi nell'essere diventato anziano, vecchio, impossibilità a fare le cose che gli piacevano, che era uscire, vivere, recitare, bere, rimorchiare, tutta una serie di cose per lui non si potevano più fare. La vita casalinga, di quello che deve fare attenzione, era una prigionia mortale. E io, in mezzo a alle nubi del dolore, dalla fatica, dalla corsa, ricordo che mi apparve in testa questo pensiero, che era: se mio padre è riuscito a superare gli ultimi anni della sua vita così, e se mio padre è stato 6 mesi in un letto d'ospedale e ce l'ha fatta, fino a quando poi non ce l'ha fatta più, però io mi sarei dato una chiodata in fronte dopo 2 giorni, non ha senso, non è un pensiero logico, non è un pensiero razionale, non è un pensiero scelto, sono immagini che in quel momento di malessere fisico qualche parte del tuo cervello, qualche sostanza produceva. Era: se mio padre ce l'ha fatta a superare questo, figuriamoci se io mo qui mollo e smetto di correre. Ecco, non sono in grado di usare questa storia per dire quanto se vuoi puoi, se vogliamo possiamo, perché io non sento manco di averci avuto una scelta in quei momenti ridicoli, 6 chilometri, 7 chilometri, parlo sempre delle cazzate. Sento che il mio cervello, la mia formazione produceva questo genere di cazzate, queste sfide personali. Se ce l'ha fatta quella persona a cui tengo, se c'è gente che soffre più di me, come faccio io? Con che coraggio io posso mollare? Questa cosa ora mi definisce più di quanto 25 anni fa non mi definisse il Cesare, tanto molla quando arrivano le difficoltà, molla. Io ho affrontato tali difficoltà per i miei parametri, che non sono la corsa, sono ben altre,
che oggi quasi tutto, senza bisogno per forza di arrivare a ricordo del padre in un letto d'ospedale o cose di questo genere, tutto riesco quasi a catalogare sotto il sì, cioè dopo quello che ho passato queste sono cazzate. Ed è quasi come barare, perché se si potesse imbottigliare sta cosa andrebbe venduta, no? Persone che hanno difficoltà, non si preoccupa, qui è una bottiglia di benaltrismo, non quello tradizionale di problemi di Roma o altri, no? Benaltrismo nel senso, sono stanco, bevete una boccetta di fatiche so altre e c'hai l'energia in più, capito? Se si potesse fare sarebbe un miracolo. E ancora una volta io non c'ho nessun merito. Questa non è una storia dei meriti, questo non è un racconto dei meriti, di abilità. È un racconto dei buci di culo e di osservazioni che ho fatto. E quanto mi ha sconvolto scoprire che alcuni limiti che il nostro cervello cerca di infliggerci dei limiti, io non so se noi o le nostre cellule o il nostro passato è in grado di combatterli. Questa cosa del combattere è assurda. Ogni tanto io scopro, ho capito attraverso le mie circostanze, le mie difficoltà con la vita, con le fortune e le sfortune, ho capito che noi abbiamo una influenza su quello che ci accade, ma non è totale, come forse questo l'ho già detto, alcune cose possiamo influenzarle, altre ci capitano, eventi atmosferici ci capitano, una persona cara è investita da una macchina, influenza tua zero, però abbiamo tante altre cose con influenze. E io sento che molto che facciamo una vita a combattimento, di cui noi siamo osservatori e osservatrici, è molto frustrante questa cosa, ma laddove abbiamo una minima capacità di spremerci noi, il fegato delle butelle, tirare fuori qualcosa di più, qualunque trucco possiamo ricorrere, purché non faccia danno ad altre persone, lo dobbiamo fare. Io non credo di aver scelto di generare l'autotrucco del mi padre in ospedale o tutti quelli che mi sono tirato fuori dopo, perché dopo ce ne sono stati altri negli ultimi anni, ce ne sono altri. L'immagine di mio padre l'ho citata perché è quella che così a cazzo apparve quando cominciai sta cosa della corsa, ma negli ultimi anni ne sono sostituite altri dolori, altre fatiche, e quindi il dolore ha la capacità di sviare da un canale a un altro, da un dolore a un altro. Guardate, faccio vedere questa cosa, si vede appena forse, qua c'è un taglietto. Mentre correvo ieri, a un certo punto, per non fermarmi al semaforo, ho fatto uno slalom tra un cartello stradale e il semaforo, e ho dato una stecca con la mano al palo di metallo e mi sono sfragnato la mano, per fortuna quasi niente, però lì per lì il dolore è stato abbastanza pungente. Ecco, per i successivi 500 metri, il fiato corto, il dolore alle gambe è sparito. Altra banalità, come se noi avessimo un'ampiezza di banda per il dolore, probabilmente vale sia per quello fisico che per quello psicologico, diversa da persona a persona, e con un coefficiente diverso, per alcune persone l'aver perso dei soldi magari riempie tutta la banda e per altre persone l'avere avuto il cuore spezzato e cose così. Ma per me quel dolore è stato sufficiente per guadagnare alla fine quei 500 metri ho corsi più velocemente. E sempre per rimanere nell'ambito della corsa, da quando ho ricominciato a correre dopo il lockdown facevo dei tempi de merda, sui 7,2 km stavo sui 38-39 minuti, che è pessimo per me perché l'anno scorso erano 37 sciolti, e non riuscivo a capire perché, e ho detto vabbè, probabilmente sei invecchiato e basta, l'essere stato fermo 4 mesi è stato sufficiente per farti calare le prestazioni e in più sei un po' più vecchio. E poi un giorno, un mese fa, proprio i primi di agosto, ho detto basta, oggi provo a correre un po' più veloce. Sono uscito con una mentalità diversa, provo a correre un po' più veloce, ho polverizzato il mio record precedente. E questa una volta in più mi ha fatto capire quanto cazzo siamo schiavi e prigionieri della nostra mente, dei nostri nervi, delle nostre connessioni tra cervello e epidermide, del dolore fisico, così come quello psicologico, come ancora l'ennesima banalità delle 17:30, come la paura spesso ci impedisca di fare le cose come potremmo farle, come vorremmo farle. In questo caso parlo solo delle cose fisiche, ovviamente si potrebbe facilmente dire anche psicologicamente, anche le cose che vogliamo fare, la nostra libertà, ma no, ma tenga il fisico.
un coglione Marine, disse, o Navy Seal, disse, è stato studiato, e quando tu pensi di non farcela più e sei al limite, hai finito, in realtà hai ancora il 40% delle risorse. Non lo so se è vero, però un po' mi torna, un po' me ci ritrovo. Nessuno ha voglia di spingersi oltre quel limite doloroso, quando possiamo lo evitiamo. Però l'aver capito che si può fare mi ha un po' spiegato come io ho permesso ad alcune cose atroci che mi sono successe di rimbalzarmi attorno, o a me di procedere. E il fatto che abbia mantenuto una sanità mentale relativa, ancora una volta, buco de culo. Ma forse ho anche la fortuna di riuscire a utilizzare gli strumenti che ho attorno, della distrazione, del deviare il dolore in altri canali, meglio di altre persone, per culo, no? Però questo è. Quindi tutto sto casino, tutta sta chiacchiera, tutta sta rotolarmi attorno al niente, perché la corsa mi ha affascinato da morire. Io trovo che mi abbia fatto scoprire delle cose, capire delle cose, perché quando capisci hai un potere in più, non un potere enorme, un potere in più. Se prima avevo 0 poteri, mo ne ho 1. Se prima avevo 98 poteri, mo ne ho 99. E che fa? Ho butia. E aver scoperto attraverso la corsa che c'è il trucco di pensare ad altro. Per esempio, delle volte quando sto alla frutta, non pensi soltanto a trovare. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more in sheer. Maybe we won't bring soon. Is there cancer in the throat? No stress. Maybe it's supposed to kill the success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, forged autograph. First my body, now my corpse. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is fate. And if you're famous, you'll get acquitted. If you did it, there's nowhere to run away. Damn you, I hope you pay. Finish the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'ma stay at home and talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you. Don't fool yourself, I won't cry. Too scared to live, too quick to die. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Una cosa che se riusciamo a controllare, cioè è possibile controllarlo, e rendete conto, è una cosa che ovviamente in una certa misura è quello che dicevo, ma il fatto stesso che noi siamo in grado di decidere, o più o meno di decidere, o lasciare le nostre budella decidano per noi. Oggi corro in 36, oggi corro in 38, oggi corro in 40, oggi voglio faticare di più, di meno, e sentire che non ce la fai più, perché tu senti e giureresti su quello che ti pare che non ce la fai più,
Ecco, questo concetto di io non ce la faccio più è quello che mi ha sempre roso dall'interno, sin da quando ero piccolo. È una cosa perché io non ce la facevo più, c'erano miliardi di occasioni in cui non ce la faccio più. È una frase poi che sentivo sempre in famiglia per motivi complicati, ma non ce la faccio. Invece scoprire che noi abbiamo sto potenziale nascosto, appizzato, un tesoretto, per usare questi termini di merda come volano dell'economia, tesoretto, masterclass, coaching, quale cazzo è l'altra, manifestati sto cazzo, i manifesti sono i tazzebau, non so, i sordi che se tu preghi e speri e metti la barretta ti arrivano. Scoprire queste cose, scoprire che ci abbiamo da qualche parte, se decidiamo, se azioniamo noi la valvola della sofferenza, anziché aspettare che si attivi da sola, se scegliamo di affrontare a carci in bocca, a proprio a capocciate, per il fatto che no, tu mi volevi far soffrire 10 e io soffro 12 e io scelgo 15, depotenzi la possibilità di essere preso a carci, abbastonati involontariamente. Io non sto a dire che è bello le frustate e il sesso è bello perché è doloroso, assolutamente no, può essere che per alcune persone lo sia, però la chiave è la stessa. Nel momento in cui siamo noi a scegliere quello che ci capita anziché evitare che ci capiti e basta, nel momento in cui siamo noi a tiene campana, meraviglia, nel momento in cui cerchiamo di riprenderci il controllo di certe cose, soprattutto di sto tempio che è il corpo nostro, capito? Ma la mente nostra, e la mente all'interno del tempio, e la mente è praticamente è il presidente del tempio, è la direttrice del tempio, è il custode, capito? Cioè, tutte queste due cose sono assolutamente fuori al nostro controllo, perché io non mi inventerò mai che se una persona vuole intensamente liberarsi del tumore ci riesce, però non lo possiamo manco sapere, magari tra 2 milioni di anni un nuovo scalino evolutivo sarà anche questo, ma oggi non me ne fotte in cazzo. Io sto a dire, ho scoperto per me, quindi alla fine prendete sempre le cose che dico come vabbè una cazzata, forse funziona per lui, no, ma quello che ho scoperto per me è questo: quando io decido di ragionare in termini di sofferenza, anticiparla, prevedere di che forma sarà, di che tipo sarà, anche a livello emotivo, meno, più difficile, più intangibile, ma a livello fisico, ecco che scattano delle potenzialità superiori. Io non posso fare 100 metri in 10 secondi, ma sicuramente il giorno che mi metto di capoccia, di sfondarmi, di accettare quel dolore, di dargli spazio, di dire ok, oggi lo chiamo dolore, ma è così, è dolore, corre, piacevole finché stai bene, poi cominci a sentire il ballo di schiena, fiato, mille cose, fanno tutte parte di una cerchia, dei disagi fisici, delle cose spiacevoli, che noi però possiamo tramutare in piacevoli, perché è piacevole che sto facendo esercizio, è piacevole che sto all'aria aperta, è piacevole che dopo mi pio cappuccino, perché la metà delle volte che io corro faccio cose del genere, la gioia è che dopo ci sarà un dopo, ed è un dopo di rigenerazione, di recupero, capito? E questo è il senso di tante di queste cose. Io ho scoperto banalmente, ma poi sto video alla fine è dedicato a mio padre per l'ispirazione che mi ha dato mentre correvo. Pensate, cioè, mio padre mi ha ispirato a correre meglio per scopo personale, perché faccio gare da solo. È dedicato a mio figlio, per tutti non ce la faccio di cui si circonda, di cui si bagna, di cui si investe, di cui si vernice. Lui si fa body painting continuo con sta frase, non lo fa, è per dire ripetuta all'infinito, non ce la faccio, non ce la voglio fa, potrei, ma non, risultato lo stesso. Noi, chi vi conosce, chi cazzo so io, che io devo e vorrei che le persone che amo trovassero, potessero adottare sto trucco di dire basta, da adesso in poi, tanto i carci in culo arrivano, le pizze in faccia arrivano, le botte arrivano, adesso qualcuno mi scipperà, io sto qui, vedrai qualcuno mi arriva, vabbè sì, boh, ci ha fatto ridere, ma però dammi sto cazzo di telefono e vattene a fanculo e ringrazia che ti ammazzano, cose così, capito? Però noi abbiamo la possibilità di autoinfliggerci una marea, di iniettarci infinite microdosi di veleno e scoprire che abbiamo capacità molto superiori a quello che avevamo pensato, e lo dovevamo fare, lo potevamo fare, e la corsa è uno di questi trucchi, potrebbe essere un altro, per qualcun altro può essere andare a ballare quando normalmente è una cosa che lo mette in imbarazzo, o andare a guidare i camion quando ha sempre pensato che fosse un lavoro per altre persone, per altri generi, per altre cose. Possiamo spezzare e superare dei vincoli, dovevo
identificare quali cazzo sono i confini che ci avevamo intorno, che ci limitano, che ci creano problemi, che ci mettono in difficoltà, che ci rendono vulnerabili e deboli, e cercare di riappropriarci del controllo di queste cose. E la corsa per me è stata la terapia migliore del mondo. Io in psicoterapia non ci sono mai andato in vita mia, non vabbè, per idee stupide, sbagliate da ragazzino ovviamente, e poi perché non ci ho avuto bisogno, perché tutte le volte sono stato in difficoltà, vabbè, poi questo è presuntuosissimo, non ci ho avuto bisogno, non si può sapere, però in fin dei conti ho stato bene, la mia psicoterapia è stato, vabbè, con questi cazzi. E il punto è, ognuno trova, deve trovare dei modi di navigare. Io a 46 anni, quanti cazzo anni ho, con tutti i problemi che ho avuto, sono una crema, cioè sono una merda, ma sono una favola. Oppure si potrebbe dire, sono una favola, ma sono una merda. Però il risultato è che in finale, in definitiva, sto bene, nonostante tutta una serie di cose. E penso che sia anche grazie, e soprattutto negli ultimi anni, molto grazie alla corsa. Casualmente è stata la corsa. Poteva essere saltapicchio, poteva essere salto dalla trota, poteva essere il poco da competizione, poteva essere quello che cazzo te pare. Per me è stata la corsa. Una cosa che ogni volta mi fa dire, mo porco dici, mo a canno, basta, mi scoppia il cuore, è l'inferno, capito? E ogni volta ho scoperto che in virtù di quel pensiero, che ma non hanno mollato queste persone che erano in situazioni ben peggiori, perché cazzo dovrei mollare io? E beh, lì ho scoperto che ce ne sono miliardi di situazioni simili. In un regime controllato ho gestito il confine, il dolore, il problema. Laddove in un confine, in un ambiente non controllato, non lo potremmo fare. E allora allenamosi, l'allenamento è questo. L'allenamento non è allargarsi i polmoni, l'allenamento non è generare solo più muscoli nelle gambe, nelle cosce, nei polpacci. L'allenamento è anche generare più muscoli nel cuore, nel cervello, nel timpano, nella ghiandola pineale, dove cazzo te pare a te, da qualche parte, dove noi potremmo diventare più resistenti, più tosti, più in grado di gestire quello che succede, anche più in grado di prevederlo, di vedere il futuro, pensare peggio, basta questo ottimismo dei miei coglioni, pensiamo negativo, pensiamo pessimamente, aspettiamo se la merda, così quando la merda non arriva stiamo da paura. L'importante è sapere con te il da paura quando arriva, ma non è sempre pensare positivo che poi sei sempre deluso, sei sempre la merda, sti sorrisi finti del cazzo, gente che sta sotto un treno e ride, ma che cazzo te ridi? Non è che la ride per forza, ma chi si è inventata sta cosa? Portarci, insomma, capito? La morale di sto cazzo di casino è nessuna, non esiste, però se c'è qualcosa che volevo dire, qualcosa che volevo esprimere fin dall'inizio, è quanto a me mi ha aiutato core, cose che sapevo perché facevano parte di me, io portai i miei figli in montagna a 4 anni, 5 anni, se lo ricorderà, e per principio dissi no, non puoi mollare, dobbiamo arrivare in cima, non puoi dire non ce la faccio perché sicuramente hai un limite, quindi già sto concetto non mi è nuovo. Io mi sfidavo a correre più del dovuto fin da ragazzino, ma è negli ultimi anni, quando ho deciso di correre minimo 6 km, minimo 7 km, nelle gambe c'avevo la forma per correre un chilometro, forse per puzze, e ho scoperto che quel dolore, quello a 3-4 km fa dire ma io sono la merda nel cervello, ma come cazzo mi è venuto in mente oggi di correre, di fare tutta questa cosa, era superabile, si poteva avviluppare, mettere in un cartone e te lo porti a casa come la pizza, capito, come quando non finisce il cibo al ristorante. E questo poi aveva ripercussioni su tutto il resto. E non lo so se possono usare queste terminologie del cazzo. Sono una persona più forte, mi sono rafforzato, sono diventato più caparbio, più tenace. Tu hai una fibra, tu hai la stoffa, non lo so, non penso questo. Penso che io, come sempre, sono un misto di geni, fortunati e sfortunati, che sono quello che sono. Noi abbiamo una capacità di tirare dei dati durante la nostra vita, per scelta nostra, e vedere se quei dati ci danno un critico positivo, un critico negativo, termini da gioco di ruolo, che migliorano o peggiorano la nostra situazione, che migliorano o peggiorano il nostro viaggio in questo gioco di ruolo del cazzo che è l'esistenza. Quindi abbiamo un'influenza limitata, ma un'influenza qui e là c'è. E per esempio, a me piace pensare che nel momento in cui uno decide o una decide di spingersi oltre il limite per non ce la faccio o non ce la voglio fare, che è una scusa, è spesso la stessa cosa, lì livelli, non è che diventi livello 100, non hai vinto, non vinci un cazzo, non c'è un cazzo da vincere, c'è solo da perdere questa esistenza, però lì poi prende qualche punto esperienza in più, lì poi metto un punto statistica in più e servono da morire sti cazzo di punti statistica. Perché io e quello che mi è successo negli ultimi anni, se mi fosse capitato a 20 anni, sarei rinchiuso da qualche parte che pareti imbottite. Siccome mi è successo adesso, con tutti i punti esperienza che ho raggranellato nella vita, sto qua a raccontarlo. Qua come un coglione che gira per un parco
che conoscono già tutti e tutte e che io ricordavo ma non così bene. Qua a raccontarmi le storie, le cazzate su un vecchio campo di pallone dove non ricordo neanche se ero un diciottenne felice o infelice, o più felice o più infelice di adesso. E qua ricordammi che non è finito un cazzo, cioè ho 46 anni e troppe sveglie in faccia ancora devo prendere. E quindi qualunque manovra, qualunque marchingegno, qualunque trucco, qualunque espediente si possa avere per mettere su un po' di corazza, no? Di quelle coi filtri che fa entrare, uscire gli odori, gli umori, i malumori, i benumori. Ma tutto quello che può aiutare a me, per come sono fatto io, ad affrontare meglio ste cazzo di sfide che sono inevitabili, è ben accetto. E anche la cazzo di corsa che mi fa schifo, ma non mi fa, insomma, non mi piace. La fatica. Che fatica.
strange.